Scontro mortale a Bosco Reale tra uno scooter e una Fiat 500, nulla da fare per un ragazzo di 19 anni, Vincenzo Ametrano, deceduto presso l'ospedale Martiri di Villa Malta a Sarno. L'impatto è avvenuto alle ore 21 di ieri presso l'incrocio con Via Marchesa, strada al confine con Pongiomarino. A Pagani, incendio in Via Barbato, 3 indagati per il decesso della 77enne, ospite in una casa di riposo per anziani. Dati importanti alla vigilia del protocollo d'intesa tra ASL e provincia per il registro tumori segnano una riduzione dell'incidenza di neoplasie nel territorio dell'agro nocerino sarnese rispetto ad altri territori limitrofi. Domani la firma del protocollo tra ASL e provincia di Salerno per il registro tumori. Termina la quarta esercitazione nazionale di protezione civile Valle dell'Orco a Siano, 3 giorni intensi che in occasione del 20° anno di vita della Misericordia cittadina ha richiamato 450 volontari da tutta Italia. A Pagani, uno dei 4 campi estivi di protezione civile finanziati dal Dipartimento Nazionale. Si affida anche ai nuovi Vitale e Martinez, il tecnico della Nocerina, nella sfida di questo pomeriggio a Viareggio. Fontana potrebbe preferire Jogan a Evacuo. La giovane paganese senza Novotny affronta stasera il Pontedera di Mister Indiani.